C'è quello che diciamo e c'è quello che facciamo. Le due cose non coincidono. E poi c'è quello che diciamo di essere e quello che siamo veramente. Le due cose non coincidono. Ma attenzione, c'è anche quello che pensiamo di pensare e quello che pensiamo veramente. E non è mai la stessa cosa. E poi c'è la malafede, quell'animale ingordo che si nutre di buoni sentimenti. Cos'è il buonismo? Non è quello che si dice oggi. Oggi si chiama buonista chiunque abbia sentimenti umani. No, il buonismo è l'ostentazione dei buoni sentimenti, mentre al contempo si fanno i pompini a Satana. Buona visione. Sei così ipocrita che come l'ipocrisia ti avrà ucciso, sarai all'inferno e ti crederai in paradiso. Arresto eccellente oggi in città. Si tratterebbe di un macabro tentativo di omicidio. L'imputato è accusato di aver sepolto una donna ancora viva, che per fortuna si è salvata grazie a Eminem, un cane da tartufi con la passione degli scavi in giardino. E proprio nel giardino del sottosegretario è stata rinvenuta la donna che abbiamo la fortuna di intervistare in esclusiva. Ci troviamo con la signora Irina nel giardino dell'onorevole dove è avvenuto l'orrendo misfatto. Lei come si chiama? Irina. Ecco, signora, com'è stata questa esperienza? Porca puttana, che esperienza di merda! Ecco, la polizia dice che lei è stata trovata senza documenti. Non è che lei è clandestina? Porca puttana! No, signora Irina! Scusate, avete cercato, per caso visto la donna che era in mia custodia? La donna era qua, la signora Irina è scappata! Ma come è scappata? Vi siete lasciati scappare la donna che era in mia custodia? Ma Ma non c'è noi non. più mondo, questa è una follia, Come signorina! vedete, insomma, Poi mi c'è vedrete anche molta subito qui tensione qua perché nel io perdo giardino il posto di dell'onorevole. lavoro, E quindi signorina, non ripasso ne la linea posso allo più! studio. Abbiamo anche una testimonianza! Pare che la donna si sia recata dal sindacato dei sfruttati. Sentiamo l'intervista. Parlo col sindacato dei sfruttati. Sindacato dei sfruttati, forza l'unione, noi siamo voi, insieme per contare. Può uscire da slogan e dirci se l'altro ieri è passata da voi una signora che si chiama Irina a denunciare un sopruso? Prima deve compilare i documenti sulla privacy. Ci dica solo di questa signora Irina. Io non l'ho mai vista. Prego, mi scusi, è suo questo orologio? Sì. E allora mi scusi, la dichiaro in arresto. No! Io non la conosco. Chiedo scusa, sono andata dal sindacato, ma loro mi hanno detto che se racconto mia storia mi rimandano a casa. Prendimi di nuovo a lavorare qua, gratis come prima. Entra. Comunque, te l'ho già detto, non lavori gratis, ti do da mangiare, ti do un letto, ti do i vestiti. Io sono molto riconoscente di questo, non avevo capito fortuna che avevo. Vi chiedo di scusare me. Lo sai qual è il mio problema? Che io sono troppo buono. Vieni qua, No, paperella. no, non toccate te! Ma vai, No, prenditelo no, no, tu. tocca quello che vuoi, ma non toccate Ma che cazzo? Ma cos'hai qua? Rispetta mia privacy! No! Le cose non sono come sembrano.
sembrano. Ah, sì? Posso spiegare? Aiuto! Bene, digiti il codice segreto 1234 e la porta si aprirà. Buongiorno, è il sindacato dei sfruttati? SDS, i più duri, i più puri. Io sono sfruttata. La cliente perfetta, riempia questi moduli. Perché? Perché senza iscrizione non c'è rivendicazione. Ma non posso scrivere i miei dati, potrei autoincriminarmi. Niente iscritti, niente diritti. Esca dallo slogan, cerca di capire. Io sono clandestina. Clandestina? Cazzolina, passi da quella porta! Ma è sicuro che devo aprire quella porta? Cosa si c'è là dietro? È la sede del sindacato clandestino! Nessuno sa cosa c'è dietro quella porta! Nemmeno io! Noi non ci siamo mai visti! Con sta pioggia, con sto vento, chi è che bussa sto convento? Sono una clandestina sfruttata economicamente e sessualmente da suo datore di lavoro. Ho capito. Tenga qua. Cos'è? È il kit del sindacato clandestino. Prenda nota, registri tutto. E poi? E poi noi facciamo il culo al porco. E io? E lei verrà rispedita in Libia. Ma io non sono libica. Prenda nota, registri tutto e soprattutto riempia il database. Ma ho litigato con mio datore di lavoro, sono andata via sbattendo porta. Riallacci i rapporti, sia gentile, registri tutto. Noi non ci conosciamo. Irina, buongiorno. Buongiorno, onorevole, stavo aspettando te. Cosa c'è da mangiare? Niente c'è da mangiare, oggi aria si mangia. Ma cosa succede? Succede che prima mi paghi e dopo io stiro, cucino, lavo camicie. Mi sono perso qualcosa. Voglio i miei soldi di 4 mesi. I soldi, vieni qua. No, no, no! Niente spumone quotidiano, io non sarò più schiava di blowjob. Ma qui qualcuno ha problemi di memoria. Ti risulta di avere dei documenti, di avere il permesso di stare in Italia? No, ma è io... È un cittadino senza documenti, è un clan... Un clan? Destino. Non ho sentito bene. Clandestino. È un clandestino, va rimpatriato. Non è una legge che ho fatto io, lo so, io sono per l'accoglienza, lo sai, ma le leggi vanno rispettate. Non mi interessa niente di conseguenze, se non mi paghi domani vado da sindacato. Che capricciosa. Dai, ti pago, però prima ti spogli. Ma che cos'è? Cin cin? Colpo grosso? Celeste Laudisio? Vabbè, dai, to 50 euro, fammi da mangiare, dai. No, no, non mi interessa questa mancia. Adesso hai rotto il cazzo, moldava di merda. Non sono moldava. Ma dove vai? Dal sindacato. Pronto, Enrico? Hai fatto l'intervista per la 7? Appena finita. Tutto a posto? Tutto a posto, solo che la tipa mi ha fatto una domanda sui condannati del partito. Ma com'è possibile? Mi ha fatto ragionare, però io credo che bisognerebbe smetterla, sai. Di farci condannare? No, di fare queste domande. Ma se vuoi la facciamo licenziare. Ma non serve, ha chiesto scusa alla troia. Alla fine l'ho anche invitata a cena. E lei ha accettato. È ovvio. Si vede che aveva voglia di cazzo. Certo. Adesso dobbiamo rimanere concentrati che fra una settimana ci sono le elezioni. Ok, oggi mi trovi a casa. Ciao. Cameriere, allora. Tra una settimana si vota. Qual è il suo commento a questa pesante campagna elettorale? Beh, come prima cosa mi permetta di dirle che lei è molto graziosa. La ringrazio. E come seconda vorrei che lei passasse a domande meno scontate. Lei nella scorsa legislatura si è battuto per una legge contro la corruzione. La corruzione è il dramma principe del nostro paese. Sì, ma quando si è trattato di votare per l'autorizzazione a procedere nei confronti di un suo collega di partito, lei ha votato contro. Veda, io credo che occorra distinguere tra un processo comune e un processo politico, e questo, mi creda, era un processo politico. Ma il suo collega era accusato di aver intascato tangenti. Senti. Sì, ma da un politico. Un politico che era anche capo della potente lobby del cemento. Gli hobby della gente sono affari suoi. Io comunque le ricordo che siamo qui per parlare di politica, che siamo alle soglie di un'elezione e che questi processi a orologeria hanno uno scopo ben chiaro. Mi perdoni, ma non posso fare a meno di notare che il suo partito è quello col maggior numero di condannati. Secondo, signorina, siamo secondi. E poi, cosa significa?
Il nostro partito ha il 99% di razza bianca. Cosa vorrebbe dire? Che siamo razzisti? Per concludere, vuole rivolgersi agli elettori e spiegare perché domenica dovrebbero votare per la sinistra e soprattutto per lei e il suo partito? Molto semplice, perché siamo l'unico argine rimasto contro i nazionalismi, contro i fascismi. Siamo un grande partito popolare che raccoglie donne e uomini di buona volontà. Votare per noi significa votare per la cultura, per l'ambiente, per le pari opportunità e per l'inclusione sociale. Il bene ha vermi e macchie screziate. La mano che aiuta ora puzza. Non è nel sogno del bene il lato migliore. Prego. Buongiorno, mi hanno detto che lei cerca una donna di pulizie? Sì, ma lei ce l'ha il permesso di soggiorno? Io... non ce l'ha. Ho fatto richiesta all'ufficio della COSO e ho chiesto... Non è un problema, entri. Lei si chiama? Irina. Prego. Ora sento in me un sapore di pioggia appena caduta. Ogni vivacità della vita ha uno sfondo di pianto. Solo una forza confusa mi dice che un nuovo tempo comincia per tutti e ci obbliga ad essere nuovi. Okay.